assistiamo a un'amministrazione che riesce a malapena, diciamo, a fare l'ordinario. Ma perché dico questo? Perché come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto tantissimi atti parlamentari, accessi agli atti e in particolare, come sapete, sulla situazione finanziaria del Comune di Catania. Il Comune di Catania tanti anni fa, un paio di anni fa, ha firmato un documento che si chiama il Piano di Riequilibrio Finanziario. Sostanzialmente aveva troppi debiti e quindi per la legge gli è stato chiesto di dire come sarebbe rientrato da quei debiti, visto che quei debiti li paghiamo noi con le nostre tasse. E allora, quando hanno fatto questo piano di riequilibrio finanziario, la legge prevede che la Corte dei Conti, che è l'organo che controlla i conti appunto degli enti locali e quindi anche dei comuni, controllasse se nel tempo il Comune di Catania effettivamente faceva il lavoro, il proprio lavoro. Ecco, la Corte dei Conti dire che ha ammazziato il Comune di Catania è dire poco, è dire veramente poco. Allora io dico tranquillamente al Sindaco Bianco, per il quale stiamo anche raccogliendo in quel banchetto in fondo a destra le firme per farlo dimettere, lo dico anche all'assessore al bilancio, perché noi abbiamo un assessore al bilancio che si chiama Girlando, io dico a loro due, ma a tutta la giunta, il Movimento 5 Stelle non ce l'ha con voi a prescindere, e anzi io faccio una provocazione, visto che noi vi abbiamo fatto tutte queste richieste di accesso agli atti, visto che la Corte dei Conti vi ha chiesto tutta una serie di documenti che voi non avete fornito, adesso io qua davanti a tutti i cittadini catanesi e non, perché anche chi non abita a Catania deve sapere cosa succede in una delle città più importanti della Sicilia, io chiedo ai suddetti di conoscere l'esatta entità dei debiti fuori bilancio, perché ancora questa entità non è nota e i debiti fuori bilancio sono quelli che possono fare andare un comune in dissesto, quindi è giusto che i cittadini catanesi li conoscano. Chiedo che vengano resi pubblici l'ammontare delle passività delle società comunali partecipate, in particolare i verbali fra il Comune di Catania e la società Sidra che certificano la conciliazione dei debiti, cosa chiesta anche dalla Corte dei Conti, i documenti relativi ai crediti e ai debiti della Bad Company, della MT in liquidazione, l'ammontare del credito IVA del Comune di Catania e le motivazioni per cui non è stato mai chiesto il rimborso o la compensazione con la società Riscossione Siciliana, di verificare le capacità del Comune di Catania dell'evasione tributaria, visto che non si sa come mai a Catania c'è qualcuno che le tasse non le paga e noi come cretini invece le tasse le paghiamo tutte. Un'ispezione da parte della Ragioneria Generale dello Stato per verificare l'intera gestione amministrativa, questa chiaramente non la chiedo a Bianco perché l'ho chiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ecco, io lancio questa provocazione e dico al Sindaco Bianco e all'assessore Girlando, noi siamo pronti a ritirare la nostra richiesta di dimissioni, ma solo se loro avranno il coraggio di rendere pubblici questi documenti. Grazie. Grazie, grazie Giulia, buonasera a tutti voi, sono Nunzia Catalfo, una portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, sono in Commissione Lavoro e sono felice di vedervi tutti quanti qui riuniti ad ascoltare quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle.